Passiamo all'emendamento 5, a firma Bertola. Prego, consigliere. Grazie, ma in generale il tema delle commissioni di mercato è stato anche questo molto dibattuto, con tutta una serie di incontri con le commissioni stesse, in cui sono state espresse tutta una serie di punti che in buona parte poi riguardavano la possibilità di votare o essere votati, sono stati anche recepiti dagli emendamenti della Giunta. È rimasto fuori però questo punto, che è stato uno dei più controversi, condiviso anche da altri consiglieri, cioè sul fatto che alla fine già gli operatori di mercato ci hanno detto, ci avete chiamato un sacco di volte per discutere le relazioni delle commissioni di mercato, magari dobbiamo parlare anche di tutti gli altri problemi che abbiamo, delle tasse e del futuro dei mercati. Ma poi in più, a maggior ragione, queste commissioni di mercato adesso le eleggiamo, ma poi non hanno nessun ruolo sostanziale, perché tanto esprimono semplicemente pareri consultivi. E in effetti è anche logico, cioè io mi chiedo se io fossi il proprietario di un centro commerciale, dei negozi, e mi dicessero che l'orario del mio negozio non lo decido io, ma lo decide un altro, nello specifico il comune. Quindi io mi sentirei un po' titolato a dire: ma come, almeno le cose che riguardano solo me, la disposizione dei banchi, l'orario, le sistemazioni viabili, le decido io. Abbiamo capito che in tutta questa discussione con l'assessore che non c'è spazio di margine su questo, per una serie di motivi, anche per il motivo condivisibile che alle volte ci sono comunque degli altri interessi pubblici da contemperare nella gestione dei mercati, quindi non si può semplicemente prendere per buono quello che viene dalla Commissione Mercato. Però credo che la città dovrebbe fare uno sforzo aggiuntivo e quindi dare qualche impegno in più verso questa Commissione Mercato, allo scopo di farli sentire un pochino più utili, un pochino più sensati. E per questo abbiamo provato a scrivere questa frase, che non modificherebbe il fatto che il parere espresso dalla Commissione Mercato ha un ruolo consultivo, però sostanzialmente la città farebbe una dichiarazione di intenti di rispettare i pareri espressi dalle Commissioni Mercato, oppure, se c'è un altro interesse pubblico prevalente che spinge la città a non rispettare il parere della Commissione Mercato, perlomeno fornisca una spiegazione, quindi motivi esplicitamente il motivo per cui la città non segue il parere fornito dalla Commissione Mercato. Crediamo che questo punto non limiti le possibilità d'azione dell'assessore della città, ma sia almeno un riconoscimento al fatto che questi si trovano, ci mettono dell'impegno e quindi almeno se gli si deve andare contro quello che vogliono, gli si spieghi perché. Grazie. Grazie, così è. Non ci sono altri interventi. Parere della Giunta? Prego, Negativo. colleghi, votiamo. Possiamo dare l'esito di questa votazione? Prego, diamo l'esito. Presenti 28, astenuti 3, favorevoli 3, contrari 22, l'emendamento non approvato. Passiamo all'emendamento